i trasporti, che ci vive, cioè le costruzioni, quello che pesa più di tutti dal punto di vista energetico. Adesso queste percentuali sono cambiate nel tempo, prima sono arrivate in Italia anche al 44, adesso saranno scese, probabilmente ci saranno delle queste componenti, però ci saranno con tutti questi efficientamenti. Però comunque il discorso qual è? Che in percentuale è un peso importante, nel residenziale 57% è il riscaldamento. Quando si parla di centrali nucleari, ma noi per riscaldare, perché dobbiamo fare un fatto termico a 15 gradi della rete, ai 60 del termosifone, lo possiamo bruciare a 1000 gradi, cioè dobbiamo guardare all'uso finale dell'energia. Ma io sono stato uno, forse la dottoressa Fratto lo ricorderà, 4 anni alla regione a fondare l'ufficio energia, quando c'era la prima novella delle scienze. E nell'industria, vediamo che se il 52% è riscaldamento, adesso al di là del 110 che ci ha dato de più efficienza rispetto a certi edifici, ma facciamo un esempio, perché è importante per chi sceglie, chi progetta, chi fa delle scelte iniziali. Se prendiamo un appartamento di 100 metri quadri a Milano, ogni 5 anni tutta l'energia che è stata utilizzata per costruire lo cantiere di materiali viene rimangiata nella gestione. Quella 33, che poi varia, per cento del settore civile, il 6% è per la costruzione dell'edificio con tutto quello che comporta i materiali, il resto è tutta gestione. Perciò le decisioni a monte, che perciò ci stanno i finanziamenti, ci stanno le normative per superare, per far sì, perché in Italia poi è il problema che molte volte chi costruisce e investe non è quello che poi deve gestire, di conseguenza ci sono degli incentivi perché insomma il costruttore o era obbligato per legge o altri incentivi per superare i termini di legge. Adesso stiamo parlando di edifici NZEV, perciò va visto durante la vita, poi specialmente in Italia dove il riacquisto di un bene come la casa è, ma uno si compra una casa una volta nella vita, forse due volte, non è come gli Stati Uniti. E noi adesso che ci abbiamo da anni, da quando cominciamo in regione, c'era la 373 e si doveva fare dei corsi per i comuni e non veniva nessuno, cioè per le prime leggi, no, dopo la guerra del piccolo del 74 con l'embargo del petrolio, i rapporti che noi dovevamo fare il risparmio energetico e non ci si rendeva conto di tutte queste implicazioni. E, tornando al professore, e questo è il mio problema di ok, ma andiamo avanti. L'efficienza energetica, perciò è un discorso che dobbiamo avere flussi di energia e di avere, cioè, la concezione di un sistema complesso, architettura bioclimatica, che inserisce la dimensione, la quarta dimensione, quella del tempo, perché l'ambiente